Il 2014 sarà l'anno in cui cadrà il bicentenario della fondazione dell'Arma e in tale ricorrenza l'Astigiano sarà protagonista. Lo ha affermato il comandante provinciale dei Carabinieri, tenente colonnello Fabio Federici, nel discorso pronunciato all'annuale festa dell'Arma che si è svolta presso la caserma di Via delle Corse. La provincia astigiana, quella stessa della prima medaglia d'oro al valore militare dei Carabinieri e delle Forze Armate, avrà un ruolo importante in tale occasione. Nel 2014 infatti si concluderanno i lavori di restauro della chiesa di San Giovanni Battista incisa Scapaccino, dove verrà ultimata la prima cappella in Italia dedicata alla Virgo Fidelis, santa patrona dei Carabinieri. Inoltre, nel 2014 sarà istituito uno speciale riconoscimento in onore di Giovanni Battista Scapaccino. Abbiamo chiesto all'Arma di lasciarci istituire questo premio per ricordare questo nostro concittadino che è stato importante e a noi sembra importante valorizzare sempre di più questa figura che ha dato tanto e poi è stata la prima medaglia d'oro dei Carabinieri. Stiamo lavorando, più che altro la comunità di Incisa Scapaccino, che sta lavorando in modo molto determinato a creare la prima cappella dedicata alla Virgo Fidelis in Italia, e quindi entrerà questa manifestazione, questa inaugurazione, questa cappella nel bicentenario. E poi abbiamo un'altra manifestazione importante, un'altra iniziativa importante, quella di stare sempre vicino, come ho detto poc'anzi, ai cittadini, quello di aver fatto questo servizio d'ascolto. Il maresciallo comandante di stazione, figura storica ormai da secoli, bisecolare, va nelle piccole comunità, soprattutto quei comuni dove non c'è la caserma dei Carabinieri, per parlare e ascoltare. Alla festa dell'Arma dei Carabinieri ha assistito un folto pubblico di autorità. È stata anche l'occasione per tracciare il bilancio delle operazioni e delle attività condotte e per premiare il tenente Giampaolo Canu, comandante del nucleo operativo radiomobile, e 6 dei suoi uomini per l'arresto di 6 pregiudicati. Il luogotenente Salvatore Puglisi, comandante del nucleo investigativo, insieme a 6 uomini del nucleo, per l'arresto di 12 persone in flagranza e il sequestro di oltre 75 kg di droga. Uno speciale riconoscimento è andato al brigadiere Fulvio Robutti, che è stato impegnato in Kosovo, al brigadiere capo Domenico Palumbo per il suo lavoro in Afghanistan e al carabiniere scelto Nicola Rammairone per essersi distinto per valori etici e professionali, premio assegnato in memoria dell'eroico Giovanni Battista Scapaccino.